Ciao a tutti! Tutto bene! Siamo reduci da una settimana di influenza, vero Nicole? Purtroppo è periodo, lo so, però ce la stiamo facendo e stiamo uscendo da questo tunnel. Da domani si torna all'asilo! E vai! Ma Nicole, cos'è arrivato qua? Un pacchettino. Un pacchettino? Il signor Amazon ce l'ha mandato? Cosa ci sarà dentro? Apriamo. Apriamo? Dai, apriamolo. Neanche babbo sa cosa c'è. Cos'è che? Aspetta, Niki, che togliamo questo pacchettone di Amazon. Dentro hai visto gatti. Non è un puzzle e basta. Sono quattro giochi, Niki. Tutto dei 44 gatti? Sì. Dei 44 gatti, bellissimo. Lo apriamo? Sì, lo apriamo. Allora, scatola aperta. Tiriamo fuori. Ma quanta roba c'è qua dentro? Vediamo un po', abbiamo i cubi, mettiamo tutti i cubi da una parte. Abbiamo tutte queste schedine che dovrebbero essere del Memo o del Domino. Adesso ci controlliamo. C'è, e tutti un Fisbee. Niki, stai staccando tutti i pezzettini? Sì. Brava. Ma i 44 gatti è uno dei tuoi cartoni preferiti, vero? Sì. Uno dei suoi cartoni preferiti, abbiamo anche, non tutte, ma abbiamo molte macchine dei 44 gatti, perché adesso se non lo sapete ne dico, ci sono le macchinine dei 44 gatti a carica per fare le gare, vero? Sì, le gare. Eccole, guardate, la macchinina di Polpetta e la macchinina di Lampo, e voilà, e con queste si fanno le gare. Via che vanno, sono divertentissime, mettiamole via. Allora, queste Niki sono tutte del Domino, dopo ti spiego come si fa. Queste qua sono tutte le tesserine del Memo. Ce l'abbiamo fatto, abbiamo staccato tutto. Allora, prima impressione. Allora, i dadi come qualità non sono male, sono leggeri ma sono abbastanza resistenti. Il puzzle sembra buono. Sì, buona qualità, poi bisogna vedere se questo nel tempo mantiene la sua forma, ma penso di sì. Stessa cosa per le tesserine del Memo e del Domino, sono in cartoncino, disegni carini, dopo magari vi faccio vedere meglio i disegnini sopra, comunque la qualità non sembra male. La Niki ancora un po' di raffreddore ce l'ha, dai, soffia bene il nasino. Facciamo vedere anche una cosa, per chi non l'avesse visto, ho già fatto un video in cui ho presentato questo fantastico prodotto, lo usiamo adesso in diretta, in esclusiva, vai Niki. Quasi libero. E voilà! E adesso la Niki c'ha il nasino pulito. Fantastico questo prodotto, andate a vedere il video se non l'avete visto. Allora, abbiamo fatto un po' d'ordine. Le tessere del Memo sono 30. Sono abbastanza grandi, con disegnini molto carini. Le tessere del Domino sono un po' di meno, ma sono altrettanto grandi e molto carine. Niki, che gioco facciamo per primo? Dai, facciamo il puzzle che è quasi fatto, lo finiamo semplicemente, così facciamo una cosa veloce. Vai Niki, inizia! Già fatto Niki, sei stata abbastanza fortunata. Ti conosci tutti questi, chi è che sono? Vai! Polpetta, Lampo, Melidi e Pelù. Bravissima! Puzzle fatto, è bello? Ti è piaciuto? Sì. Divertente? Sì. Benissimo! I cubetti come funzionano Niki? Sono tipo dei puzzle, tocca girarli in maniera tale che venga un'immagine di senso compiuto. Spiegata così è veramente fantastica, ma... Allora, di fianco a ogni immagine sono dei bordini colorati, c'è il bordino arancione, quello rosso, quello azzurro, in maniera tale che sia più facile andare a ricostruire l'immagine. Quindi Niki, prendiamo tutti i bordini verdi, guarda! Sopra! E voilà! Anche il cubo ha fatto, anche questo ha delle belle immagini, colorate, molto simpatico, fatto, ottimo. Adesso proviamo il Memo, allora ho selezionato un po' di carte perché tutte erano troppe, via, facciamo un gioco del Memo Niki, scegli una cartina, cos'è? Facciamolo vedere. Fisbee. È il Dottor Fisbee e dobbiamo trovare il Dottor Fisbee, vai. Noi facciamo un Memo un po' alternativo, però è molto divertente. Vai, prova. No, è Lampo. Tocca a me. Sono uguali. La Nicole ha vinto, ha battuto il babbo 4-2. Ok, guardate, vi faccio vedere un po' tutte le tesserine come sono.
Ora, queste sono tutte le tesserine del memo. Come ho detto prima, sono 30. Siamo all'ultimo gioco, il domino. Allora, non è facile, Niki, da spiegare, ma ci proverò. Adesso, Niki, sai cosa devi fare? Devi guardare se tra tutte queste qui c'hai un'immagine che è uguale o a questa o a questa. In questo caso sono uguali tutte e due, quindi ce l'hai? Bravissima! Quindi cosa fai, Niki? La prendi e la metti così, uno vicino all'altro. Per i uguali devono stare vicini. Questo io, il gatto puzzolone. Bravo, il gatto puzzolone, vai, mettilo. Il gatto puzzolone non mai il sapone. E la 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 la. Basta, Niki, sennò abbiamo dei problemi col copyright, va benissimo così. Allora, Niki, ti è piaciuto questo regalo? Che ce l'ha regalato il signor Amazon, il corriere, vero? Ce l'ha regalato? È stato molto gentile il corriere. Come avete visto all'inizio video, l'abbiamo ordinato su Amazon, mi ha pagato 10 euro. E Niki, ma la cosa principale è questa. Niki, ti è piaciuto il regalo? Ti è piaciuto? Davvero? Bene, ci fa piacere. 4 giochi in uno, un puzzle, cubi, domino e il memo. Vediamo se nei prossimi giorni è un gioco che continua a suscitare interesse a Nicole oppure no. Come detto, la qualità del prodotto è buona. Tessere sono tutte in cartoncino bello spesso, anche il puzzle è buona qualità. Babbo, dimmi. Ho tutte e due i polpette. Ma te sei fortunatissimo. Mettiamo qui e metti i polpette vicino alla polpetta. E la Nicola ha vinto, batti 5. Bravissima. Niki, salutiamo? Sì. Dai. Ciao. Ciao a tutti e buona. E buonanotte. E buonanotte, ciao ciao. Ciao.